Capitolo numero 8. L'Italia nel contesto internazionale. Qual è il ruolo dell'economia italiana in un contesto globale in cui economie emergenti stanno sviluppando capitalismi veramente evoluti? Qual è il rapporto che l'Italia può avere con le economie emergenti e con i grandi colossi delle economie mondiali? L'economia italiana è considerata, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, il turismo e il commercio, l'economia delle esperienze. I beni di consumo sono manufatti tangibili, standardizzati e immagazzinati. I servizi sono attività intangibili, personalizzate in base alle richieste individuali di clienti conosciuti. Le esperienze sono eventi che coinvolgono gli individui sul piano personale. Le esperienze sono memorabili. Il turismo è uno dei primi settori a parlare di turismo esperienziale, dell'importanza di conoscere le aspettative dei turisti, di far vivere ai turisti il territorio in maniera più simbiotica possibile con l'ambiente e di far vivere un'esperienza che sia completa e che sia indimenticabile. Il genius italiano ha la caratteristica di coinvolgere emotivamente il consumatore, di arrivare a coinvolgerlo perché lo conosce e conosce le sue aspettative. L'attività economica deve essere percepita come spettacolo, uno spettacolo unico e indimenticabile che coinvolge tutti i sensi. Le imprese creano un'esperienza quando coinvolgono i clienti in modo memorabile. Le esperienze sono eventi che coinvolgono gli individui sul piano personale. I produttori devono esperienzializzare i loro beni, indipendentemente dal settore nel quale operano. Il Made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo, con i grandi marchi. La Ferrari, uno di questi, uno dei nomi peraltro più conosciuti al mondo. Il modello Emiliano, Ferrari e Tecnogym. Tecnogym è una grande azienda dedicata alla produzione di macchinari per il fitness. Ferrari, un marchio che si commenta da solo. Il modello lombardo, invece, più legato alla moda. Il modello marchigiano, con l'azienda principe della Tod's. Il modello campano. E il modello sud-est, con Natuzzi. Tornando all'intangibile, al concetto italiano, un'azienda che produce violini su misura, creando degli strumenti unici, prodotti attraverso un legno particolare che racconta una storia. Il legno che canta nella foresta degli alberi di violino. Già nel sito di questa azienda si possono leggere delle frasi che fanno comprendere come quel violino sia unico e sia frutto di un'esperienza indimenticabile. L'azienda di Brunello Cucinelli, un'azienda che è nata da una piccola impresa familiare. Nel suo sito si legge: "Credo in un'impresa umana che risponda nella forma più nobile a tutte le regole di etica che l'uomo ha definito. La nostra qualità integrale è il frutto della qualità interiore di ognuno, coniugare antico e moderno, obiettivi aziendali e necessità umane, il segreto di un'impresa innovativa." Nel sito le immagini e le frasi riconducono a una fusione continua di antico e moderno, per far sì che chi si rivolge a loro abbia un'esperienza indimenticabile, unica, non ritrovabile da nessuna parte del mondo. Alcune immagini del suo sito con alcune frasi famose, Dostoevskij, il bello ci salverà. Il suo sito, articolato in filosofia ed altre sezioni, ci racconta la sua storia. Un'altra citazione nel sito, quella di Socrate: "L'amore per la conoscenza riecheggia nei nostri cuori e nutre la grandezza dei pensieri." La filosofia, sempre descritta nel proprio sito. Un'altra azienda: "I vini di Donna Fugata, raccontati e cantati dalla voce di José Rallo." Nel sito donnafugata.it tutte le informazioni. La regola di Donna Fugata è il confronto, l'apertura al nuovo, alla sperimentazione e alla ricerca. Una visione appassionata che guarda al futuro. Con questo spirito nasce proprio l'iniziativa di José e del marito Vincenzo Favara, che propongono abbinamenti sempre diversi,
Alle note del cibo e del vino rispondono note musicali che spaziano dal jazz alla musica brasiliana ad altre musiche per ricordare e far vivere momenti unici. Le degustazioni diventano degustazioni musicali. Comunicano la qualità di un modo unico e conquistano la Cina come un lifestyle del tutto italiano. L'azienda di Alberta Ferretti. Dopo esperienze internazionali, Alberta Ferretti decide di ritornare nella sua terra di origine, spinta anche da una sua ricerca estetica. Ha fatto rivivere la storicità di Monte Ridolfo, centro medievale arroccato a Montefeltro, al confine con le Marche. Il recupero di un valore culturale pubblico, ma anche la creazione di un'oasi che è il ritorno alle ragioni della propria creatività, affidata anche a manufatti irripetibili e preziosi che costellano la regione. Nell'immagine, il borgo del Trecento, avvolto in una nube, nebbia. Un'altra azienda, Carrozzeria Castagna. Trasformiamo le richieste più originali in progetti da realizzare, mentre la voglia di innovare e trovare soluzioni creative diventa la nostra parola d'ordine. In questa azienda ognuno può vedere creato il suo sogno, pezzo dopo pezzo, per creare dei modelli unici e irritrovabili. Le nostre capacità tecniche, si legge nel sito, e la creatività sono al servizio della fantasia e dei desideri del cliente, per chi vuole solo un'automobile, ma non un oggetto unico. La nostra filosofia aziendale pone il cliente con le sue esigenze e il suo gusto al centro di un processo creativo che porta alla realizzazione della vettura. Il cliente viene sempre messo al centro e diventa l'attore principale che si crea il proprio modello unico, tra tradizione e continuità, tra passato e presente. L'azienda di Don Alfonso, il sito donalfonso.com. Dal 1890 è un complesso che ospita il ristorante e le camere con al centro del piccolo villaggio di Sant'Agata, tra i due golfi di Napoli e Salerno. Nel sito si legge: "Per noi il ristorante è come un teatro, ogni giorno si entra in scena. I piatti, i vini, l'ambiente, l'atmosfera, la musica che si respira, tutto deve essere teso a dare emozioni. Gli attori sono loro. Le persone che ci aiutano in questa avventura, che insieme a noi hanno imparato ad amare questo lavoro. Ogni giorno, con persone diverse, l'esperienza è diversa. Ogni gesto del nostro locale è un segno di grande passione. Dal cuoco al sommeliere, al collaboratore di sala, al contadino, alla signora che si occupa delle pulizie. Tutti sanno che solo la somma dei loro sforzi darà quelle gioie ai nostri ospiti che le ricompenserà nei chilometri percorsi." Italy, un altro esempio di azienda italiana che ha saputo comunque cavalcare il mercato e sviluppare un'economia. Alti Cibi è un modello originale di mercato in cui prodotti di alta qualità, legati alla tradizione e alla tipicità italiana dell'agroalimentare, possono essere esposti e comprati. Si consumano e si studiano. Un luogo che unisce vendita e cultura, seleziona e offre eccellenze enogastronomiche del nostro paese, permettendo anche alle piccole imprese di essere visibili in posti di grande economia. L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, nata e promossa nel 2004 dall'Associazione Internazionale di Slow Food, con la collaborazione delle regioni Piemonte e Emilia-Romagna, ha l'obiettivo di creare un centro internazionale di formazione e di ricerca al servizio di chi opera per un'agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. L'Università di Scienze Gastronomiche è un altro esempio del genius loci italiano, un esempio che valorizza la tradizione, la tipicità, che sta attento al territorio e che permette di creare qualcosa di unico. Il Chianti Share. Le immagini si commentano da sole. Un marchio riconosciuto in tutto il mondo, che ci permette semplicemente nel vederlo di assaporare, di sentire profumi, di assaporare gusti e di vedere immagini ben precise impresse nella mente, che raffigurano alla Toscana. Toscana che dal punto di vista turistico è riuscita a sviluppare un brand e a farsi conoscere come regione intera pur con tutte le sue tipicità e diversità.
Alcune letture consigliate. Il viaggio delle idee per una governance dell'innovazione. L'innovazione non è solo un fatto tecnico, un metodo rigido che determina il successo di un'idea, di un'intuizione. È piuttosto il frutto di un'attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che va alimentata ed esercitata con la ricerca, il confronto, lo scambio di più punti di vista. L'innovazione a colori di una mappa della globalizzazione. Il mondo oggi è una grande piattaforma interconnessa, che mette in comunicazione sempre più persone, che offre opportunità simili a chiunque, non importa il luogo, la lingua, la razza o la religione.